mia madre di Dio, prega per noi. Bisognosi della tua misericordia. Maestro, dove abiti? Così Giovanni e Andrea, dopo aver ascoltato la parola di Giovanni Battista, il quale aveva annunziato
che quell'uomo che passava lì presso il Giordano era l'agnello di Dio, era colui che toglie i peccati del mondo, si mettono al suo seguito e dicono: Maestro, dove andi? E Gesù risponde: venite e vedete. Erano, ricorda Giovanni Evangelista, resterà accanto a questo Maestro fino al momento in cui sente nuovamente la voce di chi sulla croce affida a lui sua madre. Dice: donna, ecco tuo figlio. Poi a Giovanni: ecco tua madre. E da quel giorno Giovanni la prese a casa sua. Che cosa può significare per noi che stiamo facendo questa processione? Che la voce, ciascuno di noi ha risentito la voce del Padre, il quale ci diceva e ci dice ancora che Lui ci ama, che Lui ci vuole bene, che nel suo amore e nel bene che Lui ha voluto e vuole a noi, ci ha dato suo Figlio, perché segnasse nella storia di noi e ci dà questa sera la possibilità di portare un Cristo morto e una dolorata, ma di portare certamente attraverso le strade del nostro paese, di portare quelle che da Arimatea e Nicodemo e Giovanni Evangelista e le mie donne Maria, ma per aprirci a quello che sarà l'annunzio che ci verrà domani sera a mezzanotte, quando la Chiesa ci dirà i risorti. Saremo risorti anche noi, se in questa giornata la speranza della resurrezione, la speranza di una vita con Cristo, risorge con Lui ad una vita nuova.
Eh sì, si muove, chiaro, fammi sentire. Quando nell'atmosfera c'è l'alta pressione, nelle valli cresce la nebbia, a lunga gettata, ma a metà. Oppure i fari gialli, per fendere la nebbia, cerca di vederci, di arrivare alla meta. Quest'alta pressione, amici, usciamo un po' dall'allegoria, c'è un'alta pressione in noi, la nostra mente, amici, la nostra mente molte volte è in alta pressione. Ma alla base, alle valli, c'è la nebbia. Alta pressione perché vorremmo sfondare il cielo per incontrare Dio. C'è la bassa pressione, c'è la nebbia nelle valli, alle cose nostre. E non siamo capaci di elevare la mente, di elevare un po' il nostro cuore verso Dio, il trascendente. Uno scrittore che molti scrittori attuali lo dicono esplicitamente, non sono credente, però cerco qualcosa di trascendente, cerco qualcosa dell'aldilà, mi aspetto qualcosa. Amici, questa difficoltà che hanno i cosiddetti colti, i cosiddetti scrittori, i cosiddetti giornalisti, e oggi, a ciascuno di voi, oggi, questa serata, perciò non è storia del passato. Cristo è contemporaneo a noi, vive vicino a noi, non possiamo rifiutarlo, che se si rifiuta perdiamo tempo, abbiamo capito niente dell'uomo, niente della fede, niente di Dio, niente di niente. Tutto andiamo. E dopo? Perché dopo? Non ritorniamo. Thank you.